ancora un elfo scuro. Ok, ti ho colpito. È uno degli antichi. Ma sei pazzo! Trova il suo punto debole! No, 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 mi becca, mi becca. Mi serve il pezzo di vita. Ok, mi paro dietro questa roccia. Se riesco a fare sto pezzo. Ok. Spara. Ok. Se lo ferisco pezzo per pezzo ce la faccio. Qui c'è un altro pezzo di vita. Ok, devo essere veloce, eh. Di solito le cose veloci non mi riescono. Ma sei pazzo! Che ha fatto? No, 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 dietro la roccia, dietro la roccia. Di sicuro usare le abilità qua non serve a niente. Ok. Non ce l'ho fatta. Mi tocca rifare il combattimento. Mi tocca rifare il combattimento. No, con gli elfi scuri addirittura. Ma come ha fatto a beccarmi? Attento. Ok, l'ho colpito. Piano, eh. No. Scendi da quella roba lì. Ok, l'ho colpito. Questo non mi ha colpito, non mi ha colpito. Ma fanno a turno. Dovete morire male. Ok, tu muori. Ma non va indietro. Qua un casino. Se muori nell'arco della giornata, facciamo un bel puntino. Ok. Ce n'è un altro? Fuoco in arrivo. Un boss. Ahia, il boss è difficile. Spara. Lascia, devo ritirarla dopo, Vai, colpiscilo.
Ok. C'è anche l'elfo scuro. Com'è T3? Quanti elfi scuri ci sono? Devo proteggermi dietro e colpire loro. No. Ok, colpito. Ok, lui colpisce di dietro, quindi non è un problema per il momento. Adesso si sposta, mi devo spostare anch'io. Muori. Ok, è morto quello. Ora c'è questo qua. Bravo Atreus. Girati, che ti colpisco il cuore. Ok, l'abbiamo colpito. Ancora. No. Cavolo, ha messo quella cosa lì. Quasi è morto. Ok, prendi questo. È morto. Ho poca vita, ma è morto. L'ultimo degli antichi. È finita, vero? Speriamo di sì. Beh, raccogliamo la roba allora. Argento, buono. Ok, non so cosa ha detto Kratos, però va bene. Detrito di antichi. Pezzo di vita. Cuore di pietra. Cuore dell'antico. Ok. Pezzo di furia. Oh, cos'è questo? Quello spezzato di... Ah, quello che mi dà con i riflessi scuri. Ok, capito. Questo cos'è? Acciaio di lontano morbido. Lontano fei morbido. Oh, che bello. Prendiamo tutti i pezzi di vita, perché ci serviranno. Assolutamente. Tanto qua non ci torniamo più. Spero. Qui c'è un altro pezzo di furia. Vedo qualcosa lassù. Cosa vedi? Va bene, dai. Adesso apriamo questo. Apriamo questo qua, vediamo cosa ci dà. Va bene. Cos'è sta roba? Tempesta di Njord, attacco l'unico leggero, un veloce attacco rotante in mischia che respinge i nemici vicini e infligge danni ingenti. Fammi vedere. Però mi devo avvicinare per fare questo colpo. Quindi rischio solo di perdere la vita. Io mi terrei questo. Potremmo provarlo. Anche se l'abilità non è che utilizzo moltissimo, però ok. Proviamolo. Proviamolo, se ce l'ha dato qua vuol dire che è potente. Proviamo a vedere. Poi dopo se mi dà fastidio torniamo a mettere furia del trono di ghiaccio. Perché furia del trono di ghiaccio secondo me è buono. So che fa meno danno. Però ho qualche stordimento. Beh, pochissimo il stordimento. Quindi forse conviene più fare tempesta di Njord. Ma lo vedremo poi nei prossimi episodi. Va bene, allora. Adesso direi che... apriamo questo. Così mi salva. La stai congelando. Geniale. Ok, l'ha congelata. E adesso dovrebbe levare la roba. Infatti. Il portiere è fatto. Cerchiamo di salire. La luce del Fenrir risali sul ponte del Tempio ad Anelli. Ok, prima cosa andiamo di qua, perché ho visto che c'è una cosa da prendere. Cos'è sta roba? Una cosa...
un oggetto. Artefatti epici trovati 2 di 6. E mi dà anche esperienza, bello quello. Quindi vanno presi. Quelli che trovo li vanno presi. Quegli altri non, che non trovo, cioè che mi fa sapere come prenderli. Cioè, devo provarci così. Va bene, allora siamo a 41 minuti. Quindi direi che assolutamente ci possiamo fermare qua. Adesso salviamo la partita. Magari andiamo un po' più avanti, in modo che ci salvi un po' più avanti. Non vorrei che salvasse, che non mi salvasse. No, la luce non crea solo ponti. Questo potrebbe riportarci in cima. Potrei salire e andare a fare un altro pezzo. Però se salgo e poi escono ancora gli elfi scuri. Salviamo qua. Direi che salviamo qua. Perché pure qua salendo mi dà altri elfi scuri. Quindi qua in mondo del fame, cioè elfi scuri sono proprio come pescare a mano vuota. Proprio per dire che appunto li peschiamo. Cioè non so se si dice proprio così, però è come essere sicuri di prenderli, perché li prendi assolutamente. Mano piena, mano vuota, perché così almeno sei, hai la mano vuota per prenderli, quindi mano, si riempie la mano. Però vabbè, non stiamo a divulgare queste cose, che tanto non ve le frega niente, quindi andiamo avanti e pensiamo di andare avanti. Siamo a 42 minuti, quindi penso che ci possiamo fermare qua. Adesso salviamo, speriamo che mi salvi esattamente qua. Lui del tempo anelli, lago di 9. No, lago di luce. Lago di luce, salva. Ok, lago di luce. Risali sul ponte del tempio ad anelli. Ok, quindi la prossima episodio andremo sopra il ponte del tempio ad anelli, a quanto pare. Sperando ci siano altri elfi scuri, naturalmente, perché tanto ne arriveranno sicuramente degli altri, perché qua gli elfi scuri regnano, gli elfi chiari invece non sanno niente, sono deboli, quindi gli elfi scuri gli fregano tutta la luce. Ma noi siamo qui per prenderci la luce, quindi dobbiamo provarci. Quindi adesso vedremo nei prossimi episodi se riuscirò a prendere la luce. Lo scopriremo insieme, che tanto vi ho già fatto la facile e la normale. Adesso vi faccio facendo la difficile. E poi la modalità God of War ve la porto, un vero God of War, ve la porto in live. Perché non so quanto ci metto, non so se riesco a terminarla. Quindi facciamo qualche episodio in live. Se riesco a farlo bene, se non riesco a farlo e niente, cioè posso fare. Magari ve la carico come live del lunedì, così vi faccio qualcosa il lunedì con questo gioco qua. E il venerdì lo tengo libero per altre cose. Tanto abbiamo altri video da caricare, quindi secondo me potremmo fare live il lunedì e poi farvi questo, sempre se lunedì riesco a fare live, perché se non riesco a fare live è impossibile. Però stiamo andando avanti, quindi questo è l'importante. Spero che questa cosa vi stia facendo piacere, che apprezziate quello che vi sto caricando, quello che sto cercando di impegnarmi per portarvi sul canale, che io lo sto facendo per voi. Quindi voi, mi raccomando, datemi il vostro sostegno. Adesso vedremo nei prossimi episodi come andrà avanti la storia. Per adesso siamo fermati qua. Questo gioco avrei voluto portarvelo più avanti quando eravate un po' più persone sul canale, però per motivi di imprevisti l'ho fatto un po' prima. E vabbè, questo è un gioco bello, volevo farlo più avanti, ma al tempo era diverso. Adesso abbiamo la disponibilità, però adesso che l'ho già iniziato vorrei terminarlo, quindi lo voglio registrare tutto. Poi l'altro God of War ve lo porto più avanti, adesso non so quando, a meno che voi non ci teniate a vederlo subito, però non so quando ho tempo di caricarvelo. Quindi va bene, adesso stiamo andando avanti. Quindi like se la serie vi sta piacendo, un commento per farmi sapere cosa ne pensate, così mi dite la vostra opinione, condividete. Più gente che vede sul canale meglio è, e meglio siete anche, quindi fatelo. Speriamo che salvi qua dopo il distruzione delle cose, dopo l'antico che ho sconfitto. Meno male che c'era la pietra che mi sbarrava la strada dell'antico, perché sennò l'antico mi distruggeva tutto.
a meno che non lo beccavo tante volte e poi ci mi spostavo. Non lo so, non lo so. Io ci ho provato stando dietro la roccia, perché la roccia mi ha difeso tantissimo. Quindi se è andata bene che c'era la roccia, se no era molto più complicato. Anche perché ci fa molto danno. E quindi condivisione, iscrivetevi al canale, like, commenti, e noi ci vediamo al prossimo video. A presto, ditemi se si sente bene con queste cuffie o in live quando uso le altre cuffie, quindi dovete aggiornarmi su questa cosa. Anche se ho provato a registrare con le altre cuffie, ma l'audio è basso, quindi non lo so se sentite bene. Vabbè. Sembra interessante. Cosa? Cosa interessante? È luce, luce. Anche se non cosa nella vita reale così non c'è, però lo stesso. Vabbè, neanche altre cose in God of War ci sono, perché qui siamo tutto in un mondo fantastico. Può essere nel passato c'era, non lo so. Non lo so, io non vivevo nel passato, quindi non posso saperlo. Quindi, like, commento, condividete il canale e noi ci vediamo al prossimo video. A presto, grazie a tutti per aver visto il video e ci vediamo alla prossima. A presto!